attualmente in discussione in Parlamento. Ringrazio il Ministro per aver sollecitamente risposto all'invito della Commissione. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Prima di cedere la parola al Ministro, chiedo ai colleghi che intendano intervenire di comunicare le loro richieste alla Presidenza. Do subito la parola al Ministro Bernini. Prego, Ministro. Sulla fiducia, collega, sulla fiducia. Certo, grazie. No, allora, sono molto contenta, questo mi gratifica perché venire qui e dopo il mio intervento essere seguita da un silenzio di tomba sarebbe, come dire, una piccola grande sconfitta. Quindi prima di tutto grazie per avermi invitato, sono io che ringrazio voi per avermi voluta qui. Credo che il tema di cui parleremo oggi sia uno dei temi più importanti legati proprio all'anima, anzi alle diverse anime del Ministero che mi onoro di rappresentare, perché ogni volta, e scusate se lo ripeto, io sono già stata vostra ospite, quindi vi ringrazio, già abbiamo detto una volta quali fossero le caratteristiche del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che non è solo università, non è solo diritto allo studio, ma è anche ricerca. Non voglio dire anche e soprattutto, ma direi che ormai queste 2/3 anime, grazie alla creazione sempre più radicata e sempre più pervasiva, non di sistemi ma di ecosistemi della conoscenza e dell'innovazione, si tengono insieme. Quello che voi mi chiedete, quello che naturalmente tutti noi chiediamo a noi stessi, è come impatterà il testo del disegno di legge sull'autonomia differenziata sul tema ricerca. Io credo che ci sia, naturalmente questa è una riflessione che voglio condividere con voi e spero che ci sarà un'interlocuzione tra di noi, non solo ora, ma continuativa. Credo che la si debba valutare a due livelli, uno orizzontale e uno verticale. Il livello verticale della ricerca è ovviamente, per quanto ci riguarda, Unione Europea, Stato, Regioni. Esiste, lo sapete, me lo insegnate, una competenza concorrente delle singole regioni, le regioni ad autonomia particolare, ovviamente con condizioni particolari di autonomia. Tra questi livelli di governance, la regione ha una competenza concorrente sulla ricerca tecnologica, ricerca scientifica tecnologica e sostegno all'innovazione, e ha una competenza residuale parzialmente tangenziale, che comunque un po' ci tocca, su commercio, industria e artigianato. Quella è una competenza residuale, quindi, che può agire direttamente. L'altro livello che vorrei, diciamo, su cui vorrei fare riflessioni da condividere con voi, è il livello orizzontale, o meglio, noi abbiamo un tipo di ricerca ormai, per fortuna, multifattoriale e multidisciplinare. Qualche anno fa, non tantissimi anni fa, la ricerca, soprattutto la ricerca universitaria, era solo ed unicamente ricerca di base. Si concepiva l'università come una sorta di, buongiorno, anche qui consentitemi una licenza, una sorta di torre d'avorio, una sorta di turris e burni all'interno della quale la ricerca la si agiva per il piacere, per l'importanza, per la sostanza della ricerca di base, dove invece la ricerca applicata avveniva nei centri di ricerca pubblici o privati e la ricerca industriale in un altro luogo ancora, cioè nelle imprese. Tutto questo può aver avuto un senso in un mondo diverso, in una struttura non solamente economica ma anche sociale diversa. Ora siamo così fortemente interconnessi da non poterci permettere di mantenere queste sezioni, queste coesioni apparenti, diciamo, tra ambiti che ormai non possono che mescolarsi. Quindi sia la ricerca a livello europeo, statale, sapete che ho caldo adesso, ma mi sono tanto lamentata che questo fosse un freezer, mentre invece adesso comincio ad avere caldo. Scusate. Quindi dicevo, sia la ricerca a livello europeo, statale, regionale, sia la ricerca di base applicata e industriale tendono ad avvicinarsi. E questo è un fenomeno che, proprio parlando di autonomia differenziata, non possiamo non considerare, anzi probabilmente è il presupposto di tutti i nostri ragionamenti.
Come si incardina una ricerca? Vi faccio naturalmente una valutazione d'esperienza, non solo d'esperienza appunto al Ministero che rappresento, ma anche d'esperienza venendo dal mondo dell'università. Come si incardina una ricerca scientifica, tecnologica, su di un determinato ambito accademico e su di un determinato territorio? Ovviamente a seconda delle competenze, anche qui taglio il problema con l'accetta, vi chiedo scusa, sto cercando di semplificare per poi magari approfondire insieme le singole fattispecie. Vi faccio un esempio, con il supporto non solo dei fondi di coesione e dei fondi strutturali, ma anche e soprattutto dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono tanti perché un ministero come il nostro, il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha avuto un appostamento per università e ricerca di 11 miliardi, credo un inedito assoluto, che noi abbiamo fatto ricadere a titolo, lo ripeto, di investimento. Questo è il warning, il caveat che diamo tutte le volte che corrispondiamo dei fondi, a titolo di investimento, non di spesa corrente, perché nel 2026 tutto questo finirà e soprattutto per la ricerca questo ha un significato importante. Quindi noi corrispondiamo a titolo di investimento sia alle università sia agli enti di ricerca. E per evitare che dopo il 2026 ciò che ora è prospero vada in crisi di astinenza, stiamo cercando di creare, e qui ritorno al tema di base, degli ecosistemi. Cioè stiamo cercando di creare delle infrastrutture strategiche di ricerca che abbiano la vocazione, la funzione, l'attitudine, non qui e ora, ma pro futuro, di attivare ricerca permanente. Questa, se ci pensate, è anche una risposta, una delle, perché non esistono mai solo una causa e solo una soluzione, una delle soluzioni alla fuga dei cervelli. I cervelli, i ricercatori, tendenzialmente vanno dove è la ricerca o tornano dove trovano infrastrutture di ricerca. Quindi come abbiamo cominciato a nostro modo a delineare un percorso di attuazione di autonomia differenziata modello PNRR, anche qui consentitemi qualche licenza poetica. Abbiamo cominciato creando delle infrastrutture strategiche, in particolare abbiamo 5 centri nazionali, 11 ecosistemi dell'innovazione e 14 partenariati estesi, che ora mi permetterò di descrivere molto sinteticamente, che mettono insieme università, ovviamente enti di ricerca, imprese, terzo settore, territori, regioni e comuni, e adesso vi farò un esempio immediatamente, che interagiscono creando quella, come posso dire, circolarità della ricerca che va sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto. Come si dice, top down e bottom up. Questo è il futuro, credo, e questo è l'unico modo per fare investimenti significativi e destinati a durare nel tempo. Credo che siano non spesa corrente, ma investimenti sul futuro del nostro sistema paese, del nostro sistema tecnologico innovativo e naturalmente del nostro capitale umano. Perché nella ricerca, voi me lo insegnate, noi trattiamo insieme capitale tecnologico e capitale umano. Un esempio che mette insieme quello che, diciamo, molto sinteticamente ho premesso fino ad ora, ossia unione dei diversi stakeholders in una ricerca multifattoriale e multidisciplinare. Ambito territoriale, tendenzialmente mirato a valorizzare gli skills, le eccellenze merceologiche, le caratteristiche di ricerca e di studio che sono tipiche di un territorio e o di un'accademia e o di un ente di ricerca. E terza cosa, necessità di fare di tutto questo un sistema destinato a sopravvivere al 2026. Vi faccio l'esempio dei 5 centri nazionali che sono stati creati, che diciamo lavorano secondo il modello dell'Hub and Spoke, che detto così significa poco, ma cioè c'è una università capofila o un ente capofila che stabilisce, diciamo, la governance, definisce il chi fa cosa, e poi ci sono altre realtà pubbliche e private, quindi enti di ricerca, imprese, i più, diciamo, frequentati sono certamente i 5 centri nazionali, ma anche negli ecosistemi e nei partenariati ci sono università, imprese, enti di ricerca e anche naturalmente enti locali, nella fattispecie regione comune, perché l'università, da quando non è più una torre d'avorio, da quando non è più, come posso dire, da quando non tira più giù il ponte levatoio ma ha abbattuto tutte le mura, è parte integrante dei territori
che le ospitano, sono parte integrante dei territori che le ospitano. Vi faccio un esempio. Centro Nazionale HPC Big Data and Quantum Computing, detto affettuosamente Leonardo, Computer Leonardo. È un supercalcolatore essenziale per la gestione delle dinamiche, soprattutto in un'ottica antropocentrica e bioetica dell'intelligenza artificiale, perché il supercalcolatore elabora quei grandi dati che a loro volta fanno il training agli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Quindi fondamentale la presenza in un sistema paese di una realtà del genere e di una realtà che sia un hub, perché non ci risulta a nessuno di noi che in America ci siano 20 Silicon Valley, no? Ce n'è una che crea spin-off, che crea ovviamente la capacità di fare innovazione. Abbiamo il computer Leonardo, che è stato quarto nel mondo, quarto supercalcolatore nel mondo, è diventato quinto, è diventato sesto. Adesso lo abbiamo riaggiornato con l'elaborazione del modello Lisa, vabbè, Mona Lisa, Leonardo, Mona Lisa, ed è ritornato quinto, è ritornato qui. Quindi da qui al 2030 abbiamo dato e daremo ossigeno a questo supercalcolatore che, ripeto, è una grande infrastruttura europea che fa grande il nostro supercalcolo nel mondo. Vi faccio un esempio. In Francia hanno elaborato un modello che si chiama Mistral, intelligenza artificiale generativa che traduce, parla francese, che ha un appoggio, anche qui non vorrei divagare troppo, ma è un tema che ovviamente ci appassiona tutti, che ha un appoggio su Leonardo. Altro esempio di localizzazione della ricerca che riguarda anche la regione, perché ecco, qui ovviamente, tornando un attimo a bomba Leonardo, chi partecipa? La regione Emilia-Romagna. Infatti adesso io non ho ringraziato nessuno di voi, lo faccio ora, ringrazio Ilaria Cavo come vicepresidente, ringrazio anche Paola De Micheli come vicepresidente, ci siamo trovate, che non so se sia collegata o ci siamo ritrovati recentemente a un'iniziativa a Piacenza in cui parlavamo di HPC con il presidente Bonaccini ed era tutto un ringraziamento reciproco, tanto che un mio collega mi ha detto: ma perché vi ringraziate tanto? Perché non possiamo fare a meno l'uno dell'altro, perché se non c'è la regione, non c'è il supporto della regione, l'ospitalità e il sostegno della regione, non c'è il supercalcolatore. Se non c'è il supercalcolatore c'è un drammatico impoverimento della regione. Quindi in questo caso è veramente, come posso dire, un investimento di carattere trasversale, perché tutti devono concorrere insieme per il raggiungimento di un unico grande, in questo caso, obiettivo, che può essere più o meno grande, ma l'importante è la ricerca. Se è ricerca solitaria, semplicemente non è ricerca. Forse un tempo qualcuno si poteva chiudere nel laboratorio con le sue provette, adesso non funziona più così. Quindi, secondo centro nazionale di cui vi vorrei parlare, dammi un tempo, Presidente, sennò ho paura di essere alluvionale. Tra l'altro alle 3 allora, del Senato. Allora, direi che siccome non c'è aula e finché, però ci sono finché io. C'è interesse, io credo che... Io alle 3 devo andare in Senato che ho l'informativa di... Ah, ok, allora direi... Una decina. Ma dai, sì. Allora, io avrei tante cose da dirvi ancora, come potete immaginare, però così non vorrei, già una volta domande. Ci sono cascata, che ho parlato io e voi non siete riusciti a fare le domande, quindi mettiamola allora, così. Allora, fermiamoci alle 2.35, così ci sono 20, no, 2.30, ci sono 25 dai, minuti per le domande, perché poi al Senato in 5 okay. minuti ci si arriva. Certo, come no, volando, sì, ma Presidente Gusmeroli ha una grande fiducia in me, quindi... Va bene, dai. Allora, se questo non altera lo schema della registrazione, io sicuramente preferisco il dialogo, perché sennò cioè, ho tante cose da dirvi, ma non so se le dico tutte in maniera sistematica e se le dico tutte come dovrei dirle. Allora, facciamo le domande. Abbiamo onorevole Benzoni e Cappelletti. Sulla fiducia. Cappelletti, per primo. Prego. Non litigate. No, era... Era per rispondere ad un invito del Presidente, il quale ha dichiarato, ma se qualcuno vuole intervenire lo dica subito, e allora forse sembrava quasi per fissare il tempo anche della... No, e perché? Lo spiego, perché lo diciamo sempre, perché siccome bisogna alternare maggioranza e minoranza, se chiedono, se ho già la lista, posso fare l'alternanza maggioranza e minoranza. Prego. Poteva sembrare rispettoso, ma non c'era assolutamente nulla di tutto questo. No, io concordo su una visione di questo tipo della ricerca. Europa, forse è possibile, per quanto possibile, addirittura mondo, ma Europa, Stato, Regione o Comune. Ma questo è lo stato dell'arte che ci troviamo di fronte adesso.
La riforma dell'autonomia differenziata non è mica stata approvata. Se noi sottraiamo le risorse dello Stato e le mettiamo nella regione, ci salta questo equilibrio che lei ci ha delineato fino adesso o rimane tale quale? Se rimane tale quale, perché facciamo la riforma? E se invece salta, allora facciamo qualche riflessione sull'opportunità di questa riforma allargata alla ricerca. Lei ha citato il PNRR, la suddivisione virtuosa che siete riusciti a fare tra enti diversi, e questo credo sia veramente importante. Però, ripeto, questo si è potuto fare con lo stato delle cose che ci sono attualmente. Ma si potrà fare anche in futuro. Io me lo chiedo, cosa succederà ai fondi del PNRR una volta che la riforma sull'autonomia differenziata, con riferimento ovviamente alla ricerca, una volta che la riforma dell'autonomia differenziata è stata approvata e quindi operativa? È un punto di domanda importante. L'esempio che è stato fatto dalla ministra di Leonardo, quarto calcolatore del mondo, ma si sarebbe potuto realizzare se in Italia ci fosse stata questa riforma sull'autonomia differenziata? È vero che c'è un contributo da parte della regione, ma un contributo che viene fornito sulla base di un'organizzazione dello Stato che è così come ce l'abbiamo attualmente, con questa attuale suddivisione anche di risorse. Nel momento in cui la competenza dallo Stato passa alle regioni, rimane legittimo porsi la domanda: sarebbe mai nato il computer Leonardo? Perché sono d'accordo con lei, Ministro, quando lei dice la ricerca solitaria non è ricerca, ma la ricerca che potesse fare domani mattina la Regione Basilicata, con tutto rispetto al Molise, ma anche Trentino Alto Adige, ma sono d'accordo con lei, la ricerca solitaria non è ricerca, non sarebbe ricerca, proprio perché deve avere un respiro, anche non solo verso l'alto, ma anche verso il basso, ma sicuramente deve essere in qualche maniera coordinata. Vado al punto. State valutando, chiedo scusa se mi sono dilungato, state valutando ad esempio nell'ambito della riforma sull'autonomia differenziata i livelli essenziali delle prestazioni per la ricerca? E poi un esempio pratico, il CNR, come verrà finanziato nel momento in cui fosse operativa questa riforma? Avrebbe inalterata la propria efficienza e la propria efficacia? Grazie. Facciamo rispondere volta per volta. Sì, perché sennò mi dimentico. No, okay. Allora, sono molto contenta di questa domanda, perché è esattamente questo il punto a cui avrei voluto arrivare, ma ci sarei arrivata con una lentezza incompatibile con la vita. Certo che si sarebbe potuto realizzare il computer Leonardo con il nuovo testo sull'autonomia differenziata, perché, salvo che io non abbia letto un altro testo, ma ne dubito, non c'è un passaggio di competenze dallo Stato alle regioni, così come non c'è stato un passaggio di competenze dallo Stato all'Unione Europea. La competenza concorrente in una dimensione differenziata acquista diverse sfumature. Le faccio un altro esempio di un centro nazionale. Padova, terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA, nate dal Covid, lo faccio solo per esemplificare il senso di quello che le sto dicendo, nate dal Covid ed evolute in nuove terapie anche per curare patologie oncologiche. Ed è solo l'inizio di nuove frontiere di evoluzione delle tecnologie RNA, che quindi non rimarranno una cattedrale nel deserto. Il tema regionale è importante, perché l'Università di Padova ha sviluppato delle competenze particolari. La Regione ha supportato, ma con un'attività che adesso potremmo definire pionieristica, per quello prima vi dicevo, pattinando su ghiaccio un po' sottile, che noi abbiamo anticipato l'autonomia differenziata, perché su alcuni temi abbiamo forzato un po' il ruolo delle regioni inserendoli negli ecosistemi. Il senso dell'autonomia differenziata, che passa sempre attraverso un concerto con lo Stato, vorrei ribadirlo, altrimenti sarebbe uno spolio, no? Una spoliazione, un furto di competenze dalle regioni allo Stato, e lo sarebbe in maniera indiscriminata. L'esempio della Basilicata è molto calzante. Vi faccio un altro esempio. Molise, ad esempio, Basilicata e Calabria sono insieme in un ecosistema, se non sbaglio, dell'innovazione, non so se un partenariato o un ecosistema, mi sembra un ecosistema, che si chiama Tech for You,
che vuole proprio valorizzare attraverso il connubio tra attività statale e attività di quelle regioni, che sono diciamo regioni in transizione, la capacità di fare insieme mobilità sostenibile e di valorizzare quei comparti industriali, merceologici che sono più significativi sui territori. Da sole non lo potrebbero mai fare, quindi qui stiamo parlando, come posso dire, del contrario dell'interpretazione, legittimissima la domanda, la rispetto e capisco la perplessità. Per certi versi, quando faremo i LEP, poi lo scopriremo solo vivendo, nel senso che io sono certa di quello che dico, perché altrimenti non avrebbe un senso. L'idea dell'autonomia differenziata è quella di fare un effetto trascinamento per creare una perequazione, soprattutto all'interno di un ecosistema, tra regioni più in transizione di altre, mettiamola così. Poi aspetti che mi ha chiesto anche un'altra cosa. Ah sì, CNR. Allora, CNR, come voi sapete, è capofila, è fortemente presente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io vorrei dirvi che, come è successo forse in tutti gli ambiti, il Covid, orrifico, non vorrei essere fraintesa, evento inaggettivabile, drammatico, ci ha spinto in avanti di 10 anni, forzatamente. Cioè ci ha buttato in avanti come modelli di comunicazione. Noi non facciamo più la formazione solamente in presenza, ma anche da remoto. E non sto parlando di università telematiche, sto parlando di postazioni hub digitali all'interno delle università. Abbiamo imparato a comunicare, a lavorare in maniera diversa rispetto a prima. E anche, come posso dire, la modalità operativa è diversa rispetto a prima. La scienza, la ricerca sono andate avantissimo e hanno cominciato a interfacciarsi con le diverse realtà, ripeto, territori, enti di ricerca, università, in maniera avanzata. Cioè io vedo in questo, nell'attuazione del PNRR, anche qui prendete quello che vi dico col beneficio del mio inventario, cioè come la vedo io, lo vedo come un'anticipazione dell'autonomia differenziata, perché noi abbiamo valorizzato quegli aspetti territoriali che andavano valorizzati, non so, biodiversità a Palermo con capofila al CNR, Agritech a Napoli alla Federico II, dove ci sono degli skills fortissimi che uniscono, diciamo, il tema dello studio dell'agricoltura con le tecnologie, perché adesso l'agricoltura non si fa solo con il lavoro della persona e i trattori, ma con i droni, i satelliti, la genomica, la mutazione genetica delle singole colture per metterli in condizione di lavorare sui cambiamenti climatici. Ma tutto questo non può essere fatto da una regione. Cioè, se così fosse, questo le sto dicendo, l'idea dell'autonomia differenziata non è quello di sottrarre competenze allo Stato per regalarle alle regioni che da sole non riuscirebbero a gestirle, ma è quello di creare un network. La ricerca non può mai, lo ripeto, essere una ricerca isolata o limitata territorialmente. Sarebbe semplicemente una, come posso dire, un po' un defluvium di risorse che invece funzionano solo se sono insieme. CNR, quindi, no, non diminuirebbero i fondi al CNR, anche perché noi li finanziamo e tanto. Loro si finanziano da soli tanto, nel senso che sono titolari di progetti europei fortissimi, cioè loro sono molto forti su Horizon Europe, riescono al loro interno a creare IRC, che sono diciamo delle particolari tipologie di ricerca estremamente significativa, lavorano, diciamo il CNR ha diversi ambiti di operatività, in alcuni ambiti è fortissimo, e noi abbiamo un finanziamento che tra l'altro è stato ulteriormente implementato dalla necessità di fare una riorganizzazione che loro adesso stanno facendo per funzionalizzare una struttura che adesso è forse un po' troppo grande per le sue attitudini e per i suoi obiettivi e mirare più sui temi che fanno del CNR un punto di riferimento a livello mondiale. Quindi no. Non ci sarebbe un definanziamento del CNR, questo sarebbe problematico per la ricerca. Ci saranno magari, ecco, come capita sempre, diverse modalità di finanziamento. Se la regione si vuole inserire e usufruisce del CNR, Dio la benedica, l'importante è che ci metta dei fondi. Ma non, io non vedo assolutamente l'autonomia differenziata come una modalità di sottrazione, di scippo di competenze dallo Stato alle regioni. È una forma avanzata e più cooperativa di competenza concorrente. E sempre naturalmente da condividere, da mediare tra Stato e Regioni. Onorevole Benzoni. Sono breve anche perché
La domanda è simile a quella dell'onorevole Cappelletti, lei ha già risposto. Intanto volevo ringraziarla perché in questa commissione passano tanti ministri, abbiamo tante competenze. Grazie anche per l'approccio con cui oggi è venuta in audizione, che è un po' diverso da quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi. Non mi ha convinto su un aspetto, nel senso che ci ha raccontato una realtà che funziona e l'importanza della ricerca, anche degli effetti che oggi ha. E rispetto a tutte le materie dell'autonomia differenziata, la ricerca è proprio una di quelle che fa fatica a convincerci, cioè la potenza della ricerca e di quel sistema che lei ci ha raccontato lei stessa adesso arriva dalla forza di sistema. La regione Basilicata come fa a competere da sola con il mondo, gli altri paesi europei e gli altri paesi? E lei dice, ma sì, ma funziona perché c'è il network, perché poi stanno insieme. Sì, ma quando ogni regione poi ragiona nel suo modo, non c'è il rischio di sperperare energie, risorse, di non lavorare proprio in quel network che è importante. Cioè, benissimo che venga fatto orizzontalmente, benissimo i 5 centri che uniscono università, ricerca, territori, ma nella ricerca probabilmente la stanno facendo a Padova, ma anche a Palermo, sullo stesso ambiente, e oggi col sistema attuale noi riusciamo a mettere in network perché c'è il suo ministero che fa da sintesi, che fa da governance, che fa. Quando l'autonomia è differenziata non rischiamo che si duplichino queste risorse e non ci sia questo network centralizzato che rimanga a tenere insieme questa cosa. Cioè, se su altre materie ogni regione ha un'autonomia molto ampia, la ricerca non è proprio quella materia che noi dobbiamo accentrare per sfruttare i territori ma metterli in rete attraverso la governance centrale. Io non sono un centralista, arrivo anche dal nord, ma la ricerca è proprio l'opposto. È una provocazione che le faccio, ma io non sono una centralista, non sono neanche una, come posso dire, decentratrice folle. Il decentramento comporta sempre delle criticità, però io ok. Allora arrivederci, onorevole Peruffo. No, ma lui si collega. Falla. Va bene, prego, onorevole Peruffo. E che prima si era innestato un tipo di domande e risposte. Infatti ho detto, se non mi facevi in scia quello che hanno detto i due colleghi che mi hanno preceduto, Cappelletti e Benzoni, anch'io ho lo stesso tipo di dubbio, nel senso che ci è stato detto, per esempio, sull'intelligenza artificiale, diverse audizioni, segnatamente per esempio in quella Leonardo non il supercomputer, la società, esatto, che è una questione di taglia, una questione di massa critica. Quindi il tema è avere la capacità, poi certo anche decentrare e operare in network, ma se non c'è una capacità di individuare quali sono i filoni, le scelte di fondo su cui investire anche con modalità decentrate, però non è questo l'autonomia differenziata di cui si appresta a discutere questo Parlamento. Su questo ci sono giudizi politici diversi, però siccome mi sembra utile l'audizione di oggi, la mia domanda era rispetto al tema se il Ministro, come di solito si fa, ha anche una relazione, ecco, volevo capire se viene trasferita perché secondo me il punto che è stato sollevato è in questi termini. Ci sono valutazioni politiche diverse, questo starà nel dibattito, però secondo me l'utilità dell'audizione è capire nel dettaglio e nello specifico quali sono gli elementi di approccio che vanno o meno in una direzione o nell'altra. Ecco, era questo il senso. Lui va e non deve. Collega, allora, una premessa. Se è più utile che io legga una relazione in commissione, vi mando la relazione.
Ecco, sì, sì, va bene. Ma mi sembra che l'interlocuzione con una commissione della vostra qualità e del vostro livello funzioni molto meglio se io non leggo una relazione e se voi, come posso dire, io interagisco con voi e voi interagite con me. Poi vi mando anche la relazione, per carità, così avrete un ricordo di me e io avrò un ricordo di voi. Però mi piace di più questo livello di interlocuzione. Ritorno, visto che la risposta può essere cumulativa, senza ovviamente offendere l'onorevole Peruffo, quello che voi paventate si realizza anche adesso. Cioè voi dite duplicazioni, triplicazioni, quadruplicazioni, anche adesso succede. E probabilmente l'idea, come lo concepisco io, il senso dell'autonomia differenziata, nessuno mi ha comunicato che io mi devo suicidare quando passerà l'autonomia politicamente, intendo, come ministero. Quindi se è vero, come è vero, che rimane il Ministero dell'Università, che rimane il riferimento statale, che rimane l'interlocuzione continua che noi abbiamo con le regioni, ripeto, laicamente, in maniera assolutamente trasversale, la ricerca è trasversale, oltre a essere, diciamo, di comunità e non solitaria. Quindi quello che io credo è che l'autonomia differenziata, che come tutti gli strumenti non è buona o cattiva in se stessa, è vero che ci sono diverse interpretazioni politiche, però io, come posso dire, cerco, perché ci credo, di fare meno polemica politica possibile su questi temi, perché secondo me sono proprio quelli su cui non va fatta. Da qui dipende la nostra crescita, l'investimento sul futuro, l'idea che tutti noi, non io, tutti noi possiamo lasciare insieme qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo trovato. E non è un fatto, ripeto, di appartenenza politica. Poi ci sono delle diverse visioni ed è su quello che ci dobbiamo confrontare. Io sono convinta che quello che sta succedendo adesso, diciamo, ordinariamente non sia l'optimum. Credo che sia perfettibile e per questo dico che quello che è successo davanti ai miei occhi da 18 mesi a questa parte con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è molto simile agli obiettivi che io vedo nell'autonomia differenziata. Ovviamente disponibilissima a essere smentita e a lottare perché questo non avvenga, cioè non avvenga il fatto di interpretarla in maniera troppo localistica, perché il localismo non funziona nella ricerca, funziona al network, quindi va bene la valorizzazione, va bene essere, scusate, uso un termine un po' abusato, va bene essere glocal nella ricerca, cioè valorizzare la specificità locale ma in un contesto molto più ampio. Vi faccio un esempio, poi veramente non vi tormento più. Einstein Telescope, un altro tema su cui ci siamo confrontati insieme è un altro tema assolutamente trasversale. Ancora una volta vi dico, Alessandra Todde, a cui faccio i miei rallegramenti per aver vinto le elezioni regionali in Sardegna, una delle prime cose che ha detto è: poi naturalmente andiamo avanti con Einstein Telescope. Ma perché? Perché è un tema importante per la Sardegna, non è una questione di lotta politica. E io ho sempre detto a tutti, noi abbiamo valorizzato moltissimo da 18 mesi a questa parte Einstein Telescope e abbiamo eliminato gli ostacoli che in precedenza esistevano perché rimanesse in partita. Einstein Telescope è un telescopio di terza generazione che capta in maniera sensibilissima le onde gravitazionali. Telescopio che per la prima volta non vede ma sente, quindi ha bisogno di essere sotterraneo. Noi lo vogliamo sotterrare in una miniera dove già stanno lavorando, tra l'altro, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il CNR, stanno lavorando insieme per creare le condizioni per far vincere a Lula, provincia di Nuoro, Barbagia, alla miniera di Sossenattos, la competizione internazionale per portare questo splendido telescopio in Italia, in Sardegna. In Sardegna, questo significa creare, come posso dire, una città della scienza, capite? Ed è ovvio che io mi sono sempre interfacciata con il presidente della regione Sardegna, che peraltro è una regione, ripeto, con porzioni di autonomia maggiori, diverse, e sono stata fortemente supportata, ma spesso noi abbiamo, come posso dire, fatto buona pratica. Non è che abbiamo seguito una norma che adesso col bilancino del farmacista dice quanto devo lavorare io, quanto deve lavorare lui, ora lei. Quindi, ripeto, un computer si può usare per fare alta medicina o commettere reati. Non è lo strumento in sé che fa la differenza, è l'obiettivo comune che si vuole realizzare.
Altra cosa importantissima per questa commissione, che si fa con Einstein Telescope? Non si fa solamente fisica fondamentale, astrofisica, cosmologia, astronomia, geofisica, si fa anche applicazione di tutto questo, quindi si fa ottica, fotonica, materiali di precisione, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, è tutto lì, quindi l'una cosa segue all'altra ed è su quello che noi dobbiamo, ripeto, continuare a impostare il nostro lavoro. A me il testo dell'autonomia differenziata sembra orientato in questa direzione, poi ripeto, legittima qualsiasi altra interpretazione, ma io sicuramente lo interpreterò così. No, ci mancherebbe. Allora, non vedo altri interventi, allora chiedo una cosa io off records al Ministro, che non c'entra con questo, ma mi faccio un po' carico di tante famiglie che volevano essere in qualche modo rassicurati sul tema quartini e test di medicina. Non lo so se la sente oppure se fuori commissione possiamo parlarne o come preferisce. Ne possiamo parlare anche ora, però dobbiamo definire il contesto, perché magari la parola quartini a chi ci sta ascoltando non dice nulla. Diciamo che noi abbiamo modificato la struttura del numero chiuso a medicina. Già da 18 mesi fa abbiamo aperto il numero chiuso cercando di tenere insieme la qualità dell'offerta formativa e, diciamo, la valorizzazione della vocazione e dei bisogni delle studentesse e degli studenti che vogliono accedere al corso di laurea in medicina e chirurgia. Come avveniva questa selezione? Al netto del fatto che noi abbiamo creato 4.000 posti in più per quest'anno, 30.000 per i prossimi anni, però c'è sempre stato un test, non sempre, questo è un test che, diciamo, nasce col governo precedente, questa modalità di test, precedentemente c'erano altri test di selezione e valutazione. Questo test, la porto molto veloce perché la domanda è complessa, ma non mi sottraggo, questo test è stato messo in cantina da una sentenza del TAR Lazio, che ha detto che una caratteristica di questo test, nella fattispecie, credetemi sulla parola, la cosiddetta equalizzazione, non fatemi spiegare cos'è l'equalizzazione perché mi mettete in difficoltà, cioè la pari ordinazione delle diverse domande fatte su due, diciamo, momenti di test diversi, aveva degli elementi di criticità. Quindi la sentenza del TAR Lazio ha, da un certo momento in poi, cioè da gennaio, bloccato le nostre graduatorie, ha detto fermi tutti, infatti noi stiamo aspettando, fermi tutti, da questo momento in poi il TOLC non esiste più e da questo momento in poi della graduatoria il test, diciamo, TOLC non ha più effetti. C'è un problema. I quartini, gli studenti e le studentesse che facevano la quarta superiore e che hanno dato il TOLC, sono rimasti. E dice, noi che abbiamo fatto un primo test e magari saremmo passati se non si fosse annullato il TOLC, ecco, li tuteleremo. L'unica cosa che vi dico è, garantito che li tuteleremo, io ripeto una parola sola, non lo direi, l'unica cosa che ci crea imbarazzo, noi abbiamo già stabilito le nuove modalità di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, è che nel migliore dei mondi possibili noi dovremmo fermarci e aspettare la sentenza del Consiglio di Stato. Perché tutto quello che facciamo rischiamo di, come posso dire, doverlo poi riorganizzare a seconda della decisione del Consiglio di Stato. Non ce lo possiamo permettere, perché dobbiamo andare avanti, perché dobbiamo garantire alle nuove studentesse e studenti che l'anno prossimo potranno accedere regolarmente al corso di laurea in medicina e chirurgia. Quindi abbiamo creato un test ponte in attesa di organizzare il nuovo accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia. E per quanto riguarda i quartini, o li tuteliamo noi, o li tutela il Consiglio di Stato. Quindi comunque ci sarà una forma di tutela. Scusate, ma non potevo essere più. No, grazie. Io ringrazio il Ministro perché queste parole sono importanti e chiudo qui l'audizione del Ministro, ringraziandola veramente per il tipo di anche approccio all'audizione. Grazie.